La cronaca con un'importante operazione della Guardia di Finanza nell'ambito del piano d'azione Stop Fake che ha permesso di individuare e disarticolare una filiera del falso sull'asse Tirreno-Adriatico interrompendo il flusso commerciale tra Lazio, Marche e Abruzzo. Partendo da un negozio al dettaglio di Pescara, le fiamme gialle hanno rintracciato il fornitore della merce sequestrata, un grossista di origini cinesi con sede a Civitanova Marche. Dall'analisi della documentazione contabile, i finanzieri sono riusciti a risalire all'importatore titolare di un esercizio commerciale con sede a Roma che è stato poi denunciato per frode in commercio poiché sprovvisto della necessaria documentazione. Nel corso dell'operazione i finanzieri del comando provinciale di Pescara hanno sequestrato 250.000 articoli di bigiotteria tra orecchini, bracciali, collane e anelli dal valore di circa 65.000 euro.